è una delle ultime scommesse che l'Italia deve giocare e deve vincere. È un'opportunità fondamentale e proprio per questo, anche alla luce del piano di investimenti che ieri ha presentato il presidente Marsilio, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione Abruzzo ha voluto organizzare per venerdì 5 alle ore 15 un convegno tecnico-amministrativo alla presenza di tutti i sindaci, i presidenti di provincia, i tecnici, per far spiegare da tecnici e da consulenti che verranno da Roma le opportunità che si possono cogliere tramite il PNRR. Sappiamo che il campo di azione è molto ampio, perché si passa dalle infrastrutture, per il turismo, per le reti idriche, per il turismo, quindi ci sono dei campi di applicazione vastissimi. L'Italia ha dimostrato fino ad oggi di rimandare circa il 50% delle risorse che arrivano dall'Europa indietro, e quindi questa è un'occasione da cogliere in pieno, ed ecco perché la Regione già da tempo ha creato una cabina di regia per farsi trovare pronta, e noi vogliamo dare anche una dotazione tecnica professionale a tutti gli amministratori per far sì che anche i piccoli comuni, che poi saranno anche i soggetti attuatori, potranno avere le giuste competenze quando si entrerà nel vivo dei finanziamenti. E non solo PNRR, ma abbiamo anche altre misure, sia di finanziamenti endogeni e esogeni, ma abbiamo anche tutta la partita del Master, la partita del FESR, abbiamo miliardi di euro che andranno ad essere calamitati sull'Abruzzo, e su opere strategiche che l'Abruzzo attende da decenni e che faranno fare il salto di qualità a tutta la nostra regione, perché le infrastrutture, come lei ha detto giustamente, sono la madre un po' di tutte le risoluzioni delle problematiche, e solo una regione molto infrastrutturata potrà competere a livello nazionale e internazionale. Il convegno si terrà venerdì 5 novembre, dopodomani, a partire dalle ore 15 presso l'hotel Villa Maria Francavilla al Mare. I consigli e le indicazioni le daranno i tecnici che verranno da Roma, ovviamente, e siccome è un seminario tecnico-amministrativo dove ci sarà la possibilità anche di interagire, i sindaci con i propri tecnici verranno anche per fare richieste e per avere la giusta consulenza e le giuste risposte adesso che si entrerà nel vivo della progettazione, perché dobbiamo tenere a mente che il 2026 è il termine ultimo non per presentare progetti di massima, ma per completare tutto l'iter, cioè bisogna portare proprio le fatture pagate a Bruxelles, passatemi questa battuta, e quindi non possiamo avere la superficialità che spesso ha contraddistinto l'Italia, che ha rimandato più del 50% delle risorse indietro. Questa è un'occasione da prendere in pieno, sfruttarla se vogliamo giocarci forse l'ultima chance, e sicuramente la chance più importante che dal dopoguerra ad oggi arriva nella nostra nazione.